Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la GPRC Maten Pro VTX analogica dalle caratteristiche decisamente interessanti. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. La Maten arriva in questa scatolina di plastica, vediamo subito cosa troviamo al suo interno. All'interno della confezione abbiamo la VTX, un'antenna lineare, una prolunga MMCX SMA, delle viti per fissarla al frame e i cavetti per il collegamento. Abbiamo inoltre dei biglietti da visita con i vari social e il link per il supporto ed un manuale di istruzioni molto dettagliato. L'antenna lineare e la prolunga SMA sono lunghe 8 cm ed hanno connettore MMCX con angolo di 90 gradi. Per quanto riguarda le specifiche, abbiamo a disposizione 48 canali divisi nelle bande A, B, E, Fatshark, Wristband e Low Band. Possiamo scegliere una potenza tra 25, 200, 600, 1600 e 2500 mW. La tensione in ingresso supportata va da 7 a 36 V, possiamo quindi alimentarla con lipo da 2 a 8 celle. È possibile configurare la VTX direttamente dal radiocomando tramite telemetria IRC Trump. Come notiamo, la Maten Pro è completamente rivestita da un case in alluminio, al quale si aggiunge una piccola ventola per offrire una dissipazione ausiliaria. Questo perché la potenza massima della Maten richiede una dissipazione del calore più mirata rispetto a quella delle altre VTX, analogiche o digitali che siano. L'ingombro massimo è di 36x36 mm. Come possiamo notare, abbiamo 4 fori con schema 20x20 per fissarla al frame con le viti che ci vengono fornite in dotazione. Volendo si possono usare anche questi fori 30x30, anche se in effetti non è una cosa molto pratica da fare. Sul lato della VTX abbiamo questo tasto funzione e 3 LED che indicano lo stato di canale, banda e potenza. Sebbene sia possibile settare tutti i parametri della Maten con questo tasto, è molto più comodo configurare la VTX direttamente dal radiocomando, usando la telemetria Trump. Questa VTX dispone di un microfono integrato che permette di ascoltare i motori sia in cuffia che nel DVR. La posizione all'interno del case lo tiene al riparo dal vento, quindi avremo un audio pulito e privo di fruscii o disturbi. Per quanto riguarda i collegamenti, abbiamo il connettore su questo lato della scheda. In ogni caso però all'interno ci sono anche i pad per saldare direttamente i cavi nel caso ce ne fosse bisogno. Partendo dal basso abbiamo i cavi 7/36 V e GND per alimentare la Maten. Questo cavo VTX invece è il segnale che andrà collegato al V-out del flight controller. Il cavo IRC andrà collegato ad un TX libero del flight controller e grazie al protocollo Trump potremo configurare la VTX direttamente dal radiocomando. Per finire abbiamo un'uscita 5V ed una terra che servono per un'eventuale videocamera FPV qualora vogliate alimentarla dalla VTX piuttosto che dal flight controller. Nella parte bassa della VTX abbiamo il connettore dell'antenna che, come abbiamo visto, è di tipo MMCX. A questo punto passiamo a Betaflight per vedere come configurare questa GPRC Maten Pro. La prima cosa da fare è andare in port e attivare VTX IRC Trump nella UART dove abbiamo collegato la VTX. Io ho usato la UART 3, quindi scelgo questa riga. A questo punto è necessario caricare la VTX Table, vi lascio il link per scaricarla in descrizione. Bisognerà semplicemente aprire il documento di testo e copiare il suo contenuto. Adesso apro il tab CLI di Betaflight e incollo. Quindi premo invio. Come vedete la table si è caricata. Concludiamo la recensione misurando le potenze con l'RF Power Meter dell'Immersion RC. I risultati che otterremo però non andranno considerati come assoluti, in quanto l'RF Power Meter non è uno strumento professionale. In aggiunta all'attenuatore che è necessario per misurare potenze così alte, ne diminuirà ulteriormente la precisione. Sebbene dobbiamo considerare un certo margine di errore, questi dati saranno allo stesso utili per darci un'idea delle potenze che riuscirà ad erogare questa VTX. A questo punto testerò le potenze disponibili per un tempo di 2 minuti in modo da far assestare il valore e raffredderò la VTX con questa ventola per simulare lo spostamento d'aria che sia in volo. Ed ecco i risultati dei test, su questo lato abbiamo la potenza dichiarata e su questo la potenza rilevata.
Impostando la VTX a 25 mW vengono rilevati 18 mW. A 200 mW vengono rilevati 150 mW. Impostando la VTX a 600 mW abbiamo 420 mW, mentre impostando la 1600 mW si hanno 760 mW. Selezionando il valore massimo di 2.5 W, l'RF Power Meter rileva un picco massimo di 2.2 W, che va a stabilizzarsi sugli 1.9 W dopo 2 minuti. Ed eccoci arrivate alle considerazioni finali, e devo dire che questa VTX a grandi linee mantiene quello che promette, toccando valori di potenza massima decisamente alti e fuori dalla media. Per quanto riguarda le potenze centrali al di sotto dei valori dichiarati, il motivo è da ricercarsi sulle prime batch che sono state inviate per le recensioni. Infatti, piuttosto che potenze di 600 e 1600 mW, questi sample danno 500 e 1000 mW. Le VTX che saranno messe in commercio invece riporteranno i valori corretti. In ogni caso consiglio questa GPRC Maten Pro a chi fosse interessato ai valori di potenza massima, perché è proprio in questi che la VTX dà il meglio di sé. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.